Allora, siamo alla Cassa Pisticoni, che è la prima cassa di una serie di quattro che verrà realizzata per mitigare il problema idraulico della città di Firenze. Questa è la cassa più avanti, in cui stiamo già realizzando l'argine e tutte le opere d'arte, nonché l'opera di sfioro, e si prevede di movimentare all'incirca 600.000 metri cubi di terra per realizzare appunto questo argine, che è lungo circa 5 km, e si prevede di realizzare l'opera finita all'incirca in 10-12 mesi come termine massimo. La più grossa particolarità di quest'opera è che per evitare di posare terreni che hanno problemi di rifiuti o inquinanti, tutto il materiale verrà scavato e viene scavato una prima volta, viene stoccato in alcune baie, verificato tramite laboratori esterni che lo analizzano e lo controllano, e una volta che queste analisi danno un riscontro positivo, viene ricaricato e movimentato per realizzare il nucleo dell'argine e tutto l'argine, diciamo, in generale. In questo cantiere vengono abitualmente utilizzati 4 scavatori, 2 ruspe, 2 rulli e 12 autocarri. E in più persone a terra per realizzare, diciamo, le opere d'arte, tra le 6 e le 10 persone, per poter produrre come media sull'anno all'incirca una movimentazione di materiale tra i 5 e i 7 mila metri cubi al giorno. Per permettere queste produzioni giornaliere estremamente elevate, con un numero di mezzi che tutto sommato non è neanche così importanti, abbiamo deciso di affidarci ai sistemi GPS della Sitec, che ci permettono, diciamo, di realizzare l'opera al finito quotidianamente, senza dover poi tornare a riprofilare delle scarpate, a fare degli aggiustamenti, a verificare delle quote, e, diciamo, lavorando giorno giorno finito e monitorando, soprattutto dato che ci sono delle quote abbastanza precise sia di fondo scavo per la zona interna della cassa, ma soprattutto considerando le opere d'arte attorno, quali il tralicci dell'alta velocità, i viadotti dell'alta velocità e l'autostrada accanto, di avere un monitoraggio costante delle quote, anche per evitare problemi di interferenza sia con le linee aeree che si vedono attraversare l'argine, sia con eventuali altri sopra e sotto servizi che devono attraversare la cassa e che sono oggi già esistenti e non possono essere interrotti, per evitare di tagliare in due l'Italia, ovviamente. Un altro aspetto importante che ci aspettiamo di risolvere è il consumo del carburante del mezzo, perché a oggi è diventato una voce molto importante nell'economia oraria di questi mezzi. Noi abbiamo mezzi che mediamente consumano 200-300 litri di gasolio al giorno. Risparmiare anche soltanto la quantità necessaria a ritornare sul lavoro per rifinirlo può essere una cosa importante. Riuscire a risparmiare ogni giorno un 10% di gasolio sono come minimo 200-300 litri al giorno. Noi consumiamo 4.500 litri di gasolio ogni due giorni. Risparmiare un 10% sono 500 litri e sono cifre importanti. Adesso non ci si può permettere di non tenerne conto. Il costo del gasolio è diventato troppo importante.